Senti, ti faccio un'ultima domanda su una dichiarazione di cui si parla tanto in questi giorni nel paddock, cioè quella che ha fatto Bernie Ecclestone all'inizio di questa settimana. Ha detto: questa è la peggiore Formula 1 della storia, io non pagherei mai per portare la mia famiglia a vedere un gran premio. Tu che insomma un po' di Formula 1 ne hai vista negli anni scorsi, condividi questa... Allora, a me piace molto quello che Bernie dice, quello che ha fatto, sì. Perché comunque io credo che tante volte Bernie prenda lo stimolo per motivare, per fare notizia. Lui è un appassionatissimo di Formula 1, sa che se gli piace anno, ma per me ogni anno di più. È chiaro che lui lo vorrebbe vedere tante volte in un altro modo, vedere cose diverse. Cose che non piace le dice nel suo modo, credo che Bernie abbia fatto solo bene la Formula 1 e credo che sia anche entusiasmante vederlo così attivo in certe dichiarazioni, soltanto con la voglia ancora di pensare che possa essere meglio. Quindi ha ragione, secondo me. Ah, ragazzi, a me piace molto, piace anche adesso e io voglio vederlo. E anche lui la viene a vedere qui. Okay. Quindi è più uno stimolo. Questo è lo stimolo per dire facciamo qualcosa che possa cambiare, per cui la voglia di... E cosa andrebbe fatto per cambiare? Ma io per cambiare credo che la Formula 1 vada snaturata, tutte le cose che si voleva fare, cioè è difficile, la medicina non c'è, e tu non so in realtà le cose che si gestiscono, perché sa per tanto quali sono i contendere. Allora io credo che la Formula 1 ha fatto delle cose bellissime, cioè riguardo la sicurezza, riguardo anche questi motori, anche se il Bernie non è stato insieme molto favorevole, questo è abbastanza evidente. Però è difficile fare qualcosa, io credo che deve essere mantenuto il format dei Gran Premi, questo visto, ho sentito molte volte fare in due massimi, è una cosa che a me non piace, no, perché io mi ricordo da ragazzino l'unica gara che si fa a 300 km, quindi è una gara importante, secondo me è un target della Formula 1, questa è una cosa incomoda. Poi ci sono tante cose che si possono fare, quello che a me piace molto è che mi dispiace che alla fine vorrei che fossero le macchine ancora identificate ancora come costruttori, tutti i costruttori. Questa è una cosa che a me piace molto e che rimane una forza della Formula 1. Non sono tanto d'accordo, però dopo io non sono d'accordo perché non è facile prendere che quando si è anche un'intervista ieri di che la macchina deve essere al 90%, non è proprio sbagliato, cioè non sbagliato. Corretto da un certo punto di vista, io sto guardando da un certo punto che è la persona di fare le macchine di proprietà, quindi te la vedo molto. Gabriele, la chiudiamo, scusami, ma come gestiresti tu Vettel e Raikkonen, il pilota della macchina? Sono due, loro mi sembra innanzitutto una coppia di piloti abbastanza che convive bene, quindi questo è assortito. Una sortita che ognuno ha capito il proprio ruolo. Sicuramente c'è rispetto fra i due e Raikkonen non vedo un problema a Vettel, per me, anche se molto veloce ed è considerato da tutti l'uomo che deve vincere il mondiale, che potrebbe vincere il mondiale. E Raikkonen secondo me non mi dà fastidio questa cosa, lo fa la sua gara e non penso che lui creda di essere penalizzato da quello che è della squadra quindi. Non vedi squadra verde. Molto più che Rosberg invece, Rosberg è più complicata. Allora lì sono dichiaratamente tutti e due vogliosi di vincere il mondiale. In Francia 22 è Hamilton e Rosberg è uno che l'altro tanto forte. E io non pensavo che Rosberg fosse non pensavo, tanto forte, però. Che sorpresa! Ho sorpreso, ma non è che pensassi fosse un po', no. Però lo pensavo meno forte di quello che effettivamente era. Quindi è comunque una... Però il team ha grossa forza, grosso carisma, il team è gestito molto bene, l'ambiente è molto bello. Io ho avuto anche l'opportunità di conosco un po' di gente, l'ambiente è molto molto bello e disteso. Quindi questo qui è una cosa che inizialmente viene trasmessa nella gestione del pilota. Quindi, finché vinci, dai, quando, facile quando, essere disteso. È estremamente rilassata. No, quando corrono e fanno, hanno delle regole secondo me chiare per quanto riguarda la gestione della gara, la gestione delle posizioni più alte. Arrivano. Quindi non ci sono, è abbastanza
abbastanza chiara la cosa e si gioca solo sulla velocità, quindi alla fine comunque sarà un bel mondiale. Io penso quasi di sì, soprattutto perché anche se ci sarà, secondo me, sempre Ferrari, Mercedes, Mercedes, Ferrari, mettiamo, non favoriamo l'uno l'altro delle cose, alla fine penso che loro saranno davanti, però dietro ci sarà comunque un bel miscolamento. Probabilmente anche perché era qualche sorpresa, perché la Red Bull ha fatto una macchina secondo me molto buona e poi Renault mi sembra migliorato, e dopo speriamo che arrivi anche Fernando a fare qualcosa di buono. Me lo auguro per quello che per me è Fernando, che è buttato come un pilota. Sì, esatto. Quindi è un pilota che sei legato. Cioè, sono legato, ma comunque legato a merita anche. Situazione un po' difficile si trova, però comunque lo vedo ancora motivato, credo che possa fare. Ieri lo era, poi si fa una differenza. È così, è motivato, anche tanto fa la dichiarazione che sembra che si è scoraggiato, ma non è così. Va bene, grazie. Grazie a voi. Grazie Gabriele Tredozzi e continuate a seguirci naturalmente. Grazie.